Ecco, il fungo da me preferito. Preferito nel senso a tavola, senso gastronomico. Il coprino comato. È un fungo tardo autunnale. È un fungo che lo si può addirittura mangiare crudo. Crudo quando sono di questa misura. Perché, ecco, per esempio, ora ne cavo uno e ve lo faccio vedere. Eccolo qua, vedete? Questo, fino a questa misura, è anche un pochettino più grande, lo si può affettare o mangiare crudo, come per esempio, guardate, vi faccio vedere, me lo mangio io tranquillamente. Lo vedete? Eccolo, mi vedete? Ottimo, direi. Ora provvedo a farne una buona scorta per il lungo periodo che ci separa all'anno prossimo. Ne raduno, come vedete, e è un fungo che non conoscono in molti, fortunatamente. È anche di coltivazione, volendo, e nasce, ripeto, in questo periodo. Si chiama coprino, da copro, vuol dire praticamente nasce sui anche materiali di riporto, per esempio alimentati da letame, per capirci. Questo invece, quando sono allo stato brado, come dico io, sono dei funghi che nascono soltanto nei materiali di riporto, come è questo caso, e che nascono e crescono fino a un'altezza leggermente superiore a questa. Se vengono colti chiusi, è un fungo che non si mantiene per tanto tempo, ma lo si può tranquillamente portare a casa. L'importante, per esempio, è levare il gambo, di modo che acquista qualche giorno, qualche ora in più di autonomia. Il gambo, questo qui, questa parte qua, la si gira, ora io ho la mano impegnata, e rimane soltanto questa cappella. A questo punto non annerisce. La fase successiva, dopo che si è stato cotto, è quello che tende ad annerire le lamelle laterali. È ancora buono, basta tagliargliele. Se poi si lascia ancora, deperisce decisamente, molto, in maniera molto veloce, per cui diventa immangiabile e si deliquefa in nero come inchiostro nella terra. Quindi soltanto quando è chiuso. Eccolo qua. Buona raccolta, ragazzi. Questo è quello che io cercavo e che ritengo, per me, il fungo più importante di qualsiasi tipo di porcino. Lo si cucina in bianco col burro, ci vengono delle favolose pasta asciutte, e potete invitare, se ne avete una buona raccolta, amici carissimi, quelli che se ne intendono di più. Si possono congelare, ovviamente, e quindi farli durare per tutta la periodo e tutta la stagione. Ce ne sono, ora vi porto là, ve ne faccio vedere un'altra bella ceppa. Eccole qui. Guardate dove nascono, come vedete, nei materiali di riporto, addirittura nei letami, come del resto tutti quelli che sono i funghi di coltivazione vengono alimentati dal letame, e nel chiuso, addirittura in alcune caverne, vengono fuori tantissimi tipi di fungo. Ecco qui.